Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, in questo video vi voglio recensire due prodotti di make-up che sto utilizzando e iniziato a utilizzare nell'ultimo periodo e che mi stanno piacendo molto. Uno di più rispetto all'altro. Partiamo da quello che mi è piaciuto. Il prodotto in questione è questo ombretto mono della Idea Bellezza Cosmetics, quindi IB Cosmetics. La numerazione è la numero 11. Ed è una confezione da quanti grammi? I don't know. Un attimo solo, vediamo se lo riesco a trovare. Made in Italy. No, non mi dice grammi. Ok, vabbè. Eccolo qua, è un ombretto bianco perlato, non troppo scrivente, lascia ovviamente il colore biancastro. Perlato e sulla palpebra non è un colore super forte, eccolo qua sulla mano. Mi piaciucchia come schiarente palpebra. Tante volte schiarisco la palpebra ovviamente con un beige, eccetera, e poi faccio una sfumatura tipo oggi, ma altre volte mi piace dare ancora più un'illusione biancastra e quindi invece di un beige o di una cipria classica utilizzo un ombretto del genere. Mi lascia una bellissima iridescenza perlata, non eccessiva, che contribuisce sia a schiarire la palpebra sia a dare quella lucentezza molto carina che apre lo sguardo, rende l'occhio più vigile, veramente carino. La durata non è delle migliori, dopo un po', se non c'è la base sotto, va nella pieghetta e sparisce con l'andare delle ore, senza la base ovviamente. Invece con una base sotto, io al momento sto utilizzando una di Mesauta, vi lascio la recensione giù nell'info box, che non è super eccellente, a me non piace, però anche solo con quella la resistenza ovviamente dell'ombretto aumenta del 100%. Quando voglio avere un effetto ancora più bianco sull'occhio, quindi veramente mettere un ombretto bianco, sotto vado a mettere un po' di un eyeliner bianco sempre perlato di Essence, un po' vecchiotto, anche quella se trovo la recensione ve la lascio giù nell'info box. Metto quello e poi su vado con questo. I due prodotti insieme fanno una combo fantastica e io ho la palpebra praticamente bianco, bianco luna, bianco perlata, bellissima. Non ovviamente come nella cialda, però veramente molto molto bello. Poi vabbè, si sfuma facilmente perché è un colorino tra virgolette fissacchiotto, quindi è facile da sfumare, non fa macchie, però per essere un prodottino pagato sotto i 5 euro mi piace. Altro prodotto di cui voglio parlare è questa palette camouflage della Flormar, si chiama Camouflage Palette Concealer, numero non c'è perché è l'unica, ovviamente l'ho utilizzata quindi la carta che la teneva l'ho aperta perché all'interno ci sono delle istruzioni. Allora, la palette si presenta così, è nera, sono 7,5 grammi. Sì, all'interno ha queste cialde, ecco qua, ha queste cialde, queste 5 cialde più un pennellino. Da una parte è in silicone per applicare tipo gli ombretti in polvere, dall'altra è un buon pennello a setole rigide ma non troppo sintetiche, che mi piace anche per altri scopi, ma dopo ne parliamo. Allora, passiamo a parlare della palette. Allora, istruzioni per l'uso: nasconde cerchi profondi, rossori e altri problemi della pelle. Combina colori cremosi con il tuo trucco per realizzare un tono unico. È tradotto un po' così. Si applica una piccola quantità di crema idratante per ammorbidire e levigare la pelle. Utilizza il pennello correttivo con l'ombra verde per neutralizzare i rossori, brufoli, eruzioni cutanee o macchie. Utilizza il lilla per illuminare i toni di colore giallastri opachi. Utilizza l'ombra rosa per coprire, rinfrescare e illuminare le occhiaie e le macchie blu. Si applica l'ombra beige per correggere le aree problematiche come cicatrici, segni e aree
che necessita una copertura extra. Utilizza l'ombra per sfumare, per illuminatore. Quando traducono in questo modo, cioè praticamente copia e incolla da Google Translate, muoio sempre dalle risate. Comunque, questi sono i colori. C'è un illuminante, eccolo qua. Il beige, sono molto cremosi. Eccolo qua. Il rosa, questo. Il verde, che utilizzo tantissimo. E poi il viola che metteremo qua sotto. Eccole qua. Queste sono gli sgoccioni. Allora, partiamo col dire che una palette non professional sul catalogo costa più o meno un 15 euro. Io l'ho presa in offerta. Non è una super palette, però è una palette con degli ombretti cremosi che correggono bene, contrastano bene le problematiche di colore. E ora passiamo cialda per cialda, passiamo a parlare cialda per cialda. Prendo il mio libricino. Allora, illuminante. L'illuminante, quindi questo qui, meglio steso, preso con il dito e steso sulle zone che si vogliono illuminare, come io di solito la metto qui e sull'arco di Cupido. Poco visibile, io all'inizio, visto che era una texture cremosa, la mettevo prima della cipria. Purtroppo, messa prima della cipria, l'effetto, quindi dopo passando la cipria, l'effetto illuminante si perde parecchio, quindi è più bello e rimane molto più visibile se lo si applica sopra la cipria. Non lo volevo fare all'inizio per paura che poi mi facesse bastone, ma non fa bastone, l'illuminante non fa bastone. Mi piace anche applicato qui sotto al sopracciglio, alza tantissimo, illumina tantissimo e non si perde, anche se non è fissato con una polvere, non si perde così in giro per il mondo. Passiamo ora al beige. Il beige ha una copertura da solo, quindi prima di applicare un fondo più o meno del 70% della problematica. Se invece ovviamente sopra si va con il fondo, oppure al contrario, prima il fondo e poi il correttore, veramente le imperfezioni vengono mascherate quasi al 90% su per giù. Mi piace anche come base ombretto, fa reggere gli ombretti molto e anche applicato con il suo pennellino di precisione è molto comodo, si può andare giù sulla problematica e poi sfumare i contorni per evitare di fare la macchiolona. Il rosa corregge bene se applicato sulla problematica con il dito, quindi sulle occhiaie si va con il dito, si applica e si sfuma contemporaneamente, illumina tantissimo lo sguardo. Io di solito lo applico in questa zona e scendo qua. Evito quest'ultima parte perché il rosa qui mi ingrigisce invece che poi illuminare, perché non fa correzione, perché di qua il mio colorito è differente. Dura anche questo ovviamente tanto, ma l'abbiamo già detto prima. Il verde corregge, contrasta i rossori, nel senso che applicato su un rossore smorza un attimo il rossore, ma io intravedo ancora troppo verde, quindi dopo devo ovviamente andare a fare una correzione della correzione. Mi capita tanto con quelli di più alta qualità, nel senso che con un verde, con i colori correttivi, si deve fare una scelta: o un colore correttivo buono, nel senso che poi contrasta effettivamente, ma dopo devi andare con un altro correttore con il fondo di eccetera, oppure un colore correttivo di meno pigmentazione che contrasta, diciamo, al 50%, però dopo con un fondotinta finisce di coprire il tutto. Questo fa parte della prima categoria, quindi dei quelli un pochino più pigmentati, però è ottimo. Il viola contrasta nì, io l'ho iniziato a mettere sopra dove si fanno i baffetti. Io non ho baffetti, ma mi sono uscite due macchie solari proprio in queste due zone, e
le vado a correggere con questo tipo di correttore per illuminare la zona e contrastare questo marroncino terrificante che mi è uscito. Dopo l'estate correrò ai ripari con delle creme sbiancanti, però per il momento non lo voglio fare perché con il sole eccetera può fare contrasto, quindi sorvoliamo. Quindi il viola contrasta benino, c'è sempre ovviamente da andare a ricorreggere con un correttore come quello verde praticamente. Diciamo che la pigmentazione del viola è molto meno rispetto al verde e il verde è molto più alta anche rispetto al rosa. Quello che ha un pigmento più alto è il verde. Per quanto riguarda il pennello, la spugnetta applicatore di ombretti è ottima, è di silicone, preleva bene le polveri, le deposita altrettanto bene. Il pennellino in setole sintetiche per l'applicazione delle creme mi è piaciuto anche per applicare gli ombretti cremosi sulla palpebra, fare una linea tipo di ombretto un pochino più sottile per creare un po' tipo un eyeliner, perché comunque la punta è presente, quindi mi sta piacendo molto questa palette. Ok, prodotti di make-up provati nell'ultimo periodo, le loro recensioni finiscono qua. Spero che queste recensioni ti siano state utili. Se così, supportami con un pollice in su. Se non vuoi perdere tutti gli altri video, mi raccomando, iscriviti al canale, c'è il tastino giù e il tastino ora nell'ultima schermata. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi guardato, per avermi aperto. Ti mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!